Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Io sono Giulia, per chi non mi conoscesse, e oggi mi andrò a truccare con alcune novità. Saranno mesi che non faccio un video, perché l'ultimo che ho fatto risale a luglio e l'ho caricato settimana scorsa, se non sbaglio, adesso non mi ricordo neanche. Come state? Come stiamo? Io sto abbastanza bene, ho avuto un periodo abbastanza particolare, per ripetere un'altra volta, abbastanza. Oggi andrò a provare qualche novità che non sono vere e proprie novità, però sono delle novità per me, anche perché ad agosto c'è stato il mio compleanno, ho ricevuto qualche regalino da parte delle mie amiche, la mia amica Francesca mi ha fatto una scatola enorme piena di trucchi, quindi c'ho un sacco di cose da provare, però oggi incominciamo a provare qualcosina. Su Instagram ho fatto un piccolissimo sondaggio per sapere quale delle due palette utilizzare, perché al mio compleanno alcune mie amiche mi hanno regalato delle palette di Kaleidos, ovvero queste due qua, insieme al, ovviamente, illuminante. Cosa fai? Non lo provi l'illuminante di Kaleidos? E vi ho fatto votare, e se non mi seguite su Instagram andate subito a farlo, perché lì sono un po' più attiva. Troverete ovviamente tutti i link qui sotto nell'info box, qui sopra trovate il nome, sia per Instagram che TikTok, mi raccomando. Mi hanno regalato queste due palette di Kaleidos, che sono super belle, e sono riuscita solo a swatchare per ora. Questo è il pack esterno, adesso ve le faccio vedere come sono all'interno, ma voi avete votato per una di queste due, che sarà quella che andrò a utilizzare oggi. Allora, questa è la prima, come vedete hanno questa trama molto bella, e questo è l'interno, che sono delle palette veramente belle. Io le ho solo swatchate e le ho provate poco e niente, perché purtroppo quest'estate non ho avuto modo di truccarmi in nessun modo. Cioè non sono riuscita proprio a truccarmi quest'estate, a parte il caldo e a parte la malavoglia, anche perché chi ne ha voglia di truccarsi d'estate, dai. E invece questa qua è l'altra. Vabbè, questa è come si presenta fuori, molto semplice. E questo è l'interno. Anche qui colori pazzeschi, specialmente quello duocromatico, che non so se si percepisce dal video. Comunque, voi avete votato per, secondo voi, quale? Questa, ok, quindi andremo a fare un look con questa palette. Allora, vado a utilizzare questo primer qua di Smashbox, che è uno dei miei preferiti, e andiamo a vedere come si comporta questa palettina. Con un pennello ampio vado a prendere questo colore qua, che si chiama Lunar, e lo applico su tutta la palpebra mobile. Prima picchietto e poi sfumo. Per andare a intensificare un po' la piega, prendo il colore subito a fianco, che si chiama Stardust, che è questo colore qua, e lo metto sempre nella piega, ma rimanendo un po' più bassa. Tra l'altro spero che queste luci siano abbastanza messe bene, perché ho dovuto smontare la postazione in cui stavo prima e adesso sono in una provvisoria, anche perché poi a fine anno dovrò cambiare casa, quindi non sono stata a mettermi proprio comodissima, mettiamola così. Sono un po' accampata in questo momento. Allora, stavo pensando che andrò a fare un Elo Smokey Eyes, così, perché mi sembra che è un po' che non ne faccio, ma magari l'ultimo video che ho fatto sicuramente ho fatto un elo. E vado ad applicare Nebula, che è questo color viola qua, per darci un po' di colore, sempre nella piega, negli angoli esterni dell'occhio.
Raga, si è applicato in mezzo secondo questo colore, ma comunque devo dire che hanno una sfumabilità molto facile. Non è che devi pensare troppo a sfumare, cioè fanno tutto da soli questi ombretti. Anche a voi viene meglio un occhio di un altro? Ad esempio, io inizio quasi sempre a truccarmi dall'occhio sinistro, perché mi viene più comodo, boh, non lo so perché, e mi viene sempre meglio tra l'altro come occhio. Anche perché tra i due è quello che ha anche la forma più regolare, invece questo qua c'ha la palpebra che è leggermente cadente, no? E tutte le volte mi viene meglio quest'occhio, anche se il mio profilo migliore è questo qua. E quindi è disagiante sta cosa. Vabbè, qual è il vostro lato preferito? Riprendo il pennello di prima e vado a ripristinare un po' di Stardust qui nella piega, perché sono salita un po' troppo con il viola. Ah, per ora fallout non ne vedo con questi colori qua. Sicuramente quando andrò a utilizzare il nero ci sarà un po' di fallout, anche perché il nero non è nero opaco, è un nero con i glitter dentro, con i brillantini, non so se sono glitter, comunque un po' brillantinoso. Ed è l'unico più scuro che ho, quindi devo per forza utilizzarlo per scurire. Ok, adesso vado a prendere il nero con un pennello un po' piccolo e lo metto in maniera concentrata. Eccolo qua. Battiamo un po' l'eccesso. E via. Allora, questo fa fallout, quindi. Come sempre vi invito a fare prima gli occhi e poi la base come ho fatto io oggi. Io di norma faccio sempre prima la base perché mi piace vedermi completa subito. Cioè, quando mi faccio prima gli occhi e poi la base mi vedo un po' strana col trucco. Però quando si provano palette nuove che non sai come performano, come lavorano, è sempre meglio fare prima gli occhi per evitare di rovinarsi la base e rifarla da capo. Ah, questo nero si sta comportando abbastanza bene. Una cosa che sto notando di questi ombretti è che non sono super pigmentati, ma si stratificano molto bene. E questo nero è praticamente opaco. C'ha qualche glitterino che svolazza, ma alla fine sull'occhio risulta più opaco che altro messo in questo modo, eh. Poi magari messo in un'altra maniera risultano anche i brillantini. Però a me va bene così perché mi serviva giusto lo scuro per scurire gli angoli. Allora, ho tolto un po' il fallout. E adesso passiamo al momento più interessante, perché io voglio applicare questo bellissimo colore qua, che non so se capite è duochrome, che si chiama Neptune, e vado prima a metterlo con un pennellino, se si preleva, e lo metto su tutta la palpebra. No, ok, bisogna usare il dito. Vado di dito con prepotenza, proprio così. Oh, voilà, guardate che bello. Se ciao. Ma la bellezza di sto ombretto che vira dal blu al viola. Oddio, è bellissimo, non so se lo percepite. Di solito questi colori in camera non rendono mai. Wow, è bellissimo, raga. Lo applico anche un po' sopra il nero. Poi non ho usato niente al di sotto, c'è solo il primer che ho messo all'inizio. Immaginatevi con un glitter primer, questo come sparaflescia, o su una base totalmente nera. Wow, immagino. Una bella base grassa nera con questo ombretto sopra. Cioè, praticamente bastava mettere solo questo ombretto qua per fare un bellissimo look. Potevo non mettere niente, solo questo così sugli occhi e avrei fatto un look spaziale. Qua non so se ve l'ho detto, ma la palette si chiama Futurism Terza Astro Pink. Bellissima.
Ok, adesso c'è rimasto solo un ombretto che è sempre un altro shimmer, che è questo qua, che si chiama Lightyear, che è questo qua. Oddio, ho tutti i brillantini negli occhi, non vedo più. E penso che questo lo andrò a mettere magari come punto luce. Questo già si preleva un po' meglio col pennello. E bello pure questo. Wow, ma che luce! Cioè, wow! Non me l'aspettavo così tanto riflettente. Vado a mettere un po' di questo colore super brillante anche qua nel centro. Perché devo per forza. Beh, che dire. Allora, adesso, prima di fare la parte sotto, bisogna pulirsi. Andrò a pulirmi da tutto il fallout che non è che ce ne sia più tanto, era più il nero che ha fatto. E torno per la base. Bene, adesso che sono piena di glitter ovunque. Andiamo a fare la base e poi finiremo gli occhi. Vado a utilizzare due basi differenti per il mio make-up e una che è già conosciuta, ovvero questa, che è l'Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury, in una colorazione che è tre fair, ma è arancione sulla mia faccia, però me l'ha regalata la mia amica come mini size. Voi sapete benissimo che Sephora non ha grandissimi colori, però lo vado a mettere giusto nei punti più alti, anche se è arancione, però. Non è estremamente coprente, quindi si va un po' a togliere questo colore così, meh. E lo vado a sfumare con un pennellino perché a noi ci interessa essere luminose. Vedete, cioè, l'ho sfumato. Sì, ce l'ha un po' quella traccia arancione, però guardate che luce. Poi col fondotinta al di sopra non si noterà più. Spero. Ora che sono una bellissima lampadina, cioè guardate come. Non lo so. Questo prodotto è fantastico. Ora capisco perché piace a tutti quanti. Perché è veramente fantastico. Cioè, guardate che pelle. E poi un altro che invece è un'uscita un po' più recente, ovvero questo qua di Extralandia, ovvero il Power Shot Serum Primer, che è un primer mattificante. Blurring, però con ingredienti idratanti. Io ho una pelle secca, quindi essendo che ha una texture che in teoria dovrebbe andare a minimizzare i pori e a mattificare, vediamo un po' come si comporta sulla mia pelle. Io ho fatto skincare, come vi ho penso già detto, ne vado ad applicare un po' sul ditino e lo vado a piazzare in questa zona qua. Lo metto solo su metà viso, così vediamo un po', come si comporta. Allora, il tatto è molto morbido. Ha una di qualcosa che conosco che adesso non mi viene in mente. Quando usate questo prodotto, shakeratelo bene per fondere meglio gli ingredienti. Allora, wow. Io non so se la percepite. La differenza, adesso cercherò di farvi vedere un po' più zoomato, cioè, raga, ma io non ho più, cioè, non lo so, lo vedete? Guarda come sbatte la luce qua e qua no, e c'ho la pelle vellutatissima. Io spero che si percepisca questa cosa. Vediamo se non mi secca tutta la faccia perché io ho la pelle secca. Vado a metterlo anche di là. Allora, wow, cioè devo dire che questo primer è davvero opacizzante e minimi un sacco i pori, veramente. Cioè, io non è che ne abbia una grande quantità, anche se ultimamente sono un po' più dilatati del solito, ma più che altro in questa zona qua. E mi ha, cioè, non so come spiegarmi, mi ha proprio lisciato la pelle. Sembra che io abbia messo un filtro. Complimenti, Demti. Allora, vado ad applicare il fondotinta, che non è una novità. E vado a fare il contour e poi passiamo al blush e al
correttore che ho una cosina da provare. Allora, su le occhiaie vado a mettere un colore per correggere lo scuro, perché il correttore che andrò a utilizzare dopo è molto chiaro, perché ovviamente figurati se nelle mini size mettono dei colori diversi. Allora, come blush in realtà ho due blush da provare, ovvero questo qua di Huda e questo qua di She Glam, cioè proprio low cost high end. Penso che andrò a provare uno da una parte e uno dall'altra, anche se i colori non credo che siano uguali, ma vediamo come si applicano sul viso. Allora, vado a prenderlo dallo stick con un pennello, uso questo qua per Huda, lo prendo un po' così dallo stick, basta, non so quanto sia pigmentato, e lo vado a mettere. Ok, ne ho preso talmente poco ed è così tanto pigmentato con quel poco prodotto che ho preso. Beh, direi che wow, bello, molto bello. Preso così è molto delicato, ecco, esagerato, sapevo. Allora, scusa. Vabbè, poi tanto devo mettere il correttore, non so perché ho fatto prima il blush del correttore. Vabbè, comunque si sfuma da Dio, non consiglio di applicarlo direttamente dallo stick perché mi sembra bello prepotente, perché cioè, io ne ho preso veramente poco ed è... sono... coloratissima. Va bene, speriamo che quello di She Glam possa avere un colore verosimile. Prendo un altro pennello e questo intonso vado a tocchignarlo un po'. Anche questo mi sembra che abbia un rilascio colore un po' prepotente. Eccola, lo sapevo. Oh, Jesus. La prima differenza che noto sicuramente è che quello di Huda è luminosissimo rispetto a questo qua, che invece mi sembra essere un po' più... è luminoso, ma un po' più soft come luminosità. Cioè, questo è proprio bagnatissimo, invece questo un po' meno. Però. Allora, è un po' meno pigmentato di quello di Huda. Adesso ne aggiungo un altro po'. E tende a svanire un po' di più. Ma... bello, bello. Sì, sì, non mi dispiace affatto. Tutti e due molto belli. Voi che dite? Che ve ne pare? Bello, sì, quello di Huda forse mi piace di più. Vabbè, comunque il colore è abbastanza simile, quindi non devo andare a fare mischioni, quindi lascerò così. E direi che passiamo al correttore, perché ne ho bisogno. Io mi sono dimenticata che volevo mettermi questo, un balsamo idratante di Tarte che ho trovato in un kit ed è fantastico. È wow, veramente la cosa più soffice e idratante che abbia mai provato in quest'ultimo periodo. Vabbè, dicevo, andiamo a provare come correttore, visto che ho comprato questo kit di Tarte. C'era anche questo correttore qua, che è quello classico, il Tarte Shape Tape, quello normale. E poi ho preso la mini size dell'Ultra Creamy, perché volevo provarlo. L'altro già lo conosco, bene o male. E i colori sono tutti e due sbagliatissimi, però pazienza. La versione classica è nella colorazione 16N, mentre l'Ultra Creamy è nella 22N, quindi io direi che da un occhio vado a utilizzare uno e dall'altro vado a utilizzare l'altro. Allora, iniziamo dall'Ultra Creamy perché non lo conosco e vorrei provarlo. Vado a metterne questa quantità qui, non di più perché so che sono molto pigmentati, quindi... vado a mettere questa quantità qua e di qua vado a prenderne meno di quello che ne esce e voilà. Come vedete questo è un po' più scuro, che forse potrebbe anche andare bene. Non che questo vada male, perché una volta sfumato poi
si disperde un po' il biancore, però diciamo che è un po' chiaro. Uso un pennello perché io sono solita a utilizzare i pennelli. E vediamo come si comporta. Sicuramente già noto che questo correttore è meno coprente rispetto a quello classico. Però si sfuma da Dio subito. Ok, vado a pulire volgarmente il pennello e vado a sfumare l'altro, che è quello classico. Questo è molto più coprente, cioè vedete proprio. ho cercato di mettere una quantità simile, ma questo proprio è più coprente. Vedete quanto me lo sto portando? Cioè, si vede, no? La differenza. Vabbè, adesso cerchiamo di aggiustare tutto. Ah, tralasciando i colori che sono un po'. Cioè, giudicherò più che altro la texture di questi prodotti. Allora, quello classico già lo conosco, è un ottimo correttore, tendenzialmente secchino, ma non così tanto come magari uno si può aspettare. Basta idratare molto bene la zona del contorno occhi. L'altro mi sembra un po' acqua fresca, devo essere sincera. Non so se mi piace, però devo provarlo e vedere effettivamente se è solo un'impressione o se comunque sia si può utilizzare. Adesso proverei questo mascara qua, anche se su questo trucco si vedrà un case. Ma cercherò di farvi vedere al meglio. L'ho già provato 2 volte e sono rimasta così. Allora, è molto carino, interessante. Ha questi 2 scovolini, uno così a banana e un altro a clessidra. Una clessidra non troppo marcata in realtà. Peccato solo che non è nerissimo per come voglio io in mascara, però il suo lo fa abbastanza bene e incurva da Dio le mie ciglia, che non sono delle brutte ciglia, io ho delle belle ciglia, sono lunghe, ma non sono né dritte né incurvate, cioè sono una via di mezzo e sono spesso anche molto disordinate, cioè fanno un po' zigzag tra di loro. Con questo scovolino qua riesco a tirarmele su bene. Ora vi faccio vedere. La formula è molto, molto leggera, cioè nel senso non è né corposa né liquida. Allora, questo è un occhio con questa forma qua. Non so se poi si vede in curvatura. Questa è la mia normale ciglia, se si vede. E questa è quella con il mascara. Adesso vado a mettere l'altro lato. Beh, questo è l'effetto. Mie ciglia col mascara. Beh, comunque è molto bello. Vado a fare anche l'altro occhio e arrivo. Mi sono un po' incipriata e adesso vado a mettere un po' di setting spray. Che buon profumo. Ora andiamo a provare questo illuminante qua di Kaleidos, che è il numero N03 Space Age, e ha questo colore qua. E vediamo com'è. Beh,
Wow. Ora ci vedono allo spazio. Faccio le labbra e torno. Ecco qua, questo è il trucco finito. Sono luminosa come una stella, direi. Io sono innamorata di questo make-up. Mi piace tantissimo. Tutto quanto. Adoro. Bellissimo. Wow. Mi sento veramente una diva. Era veramente tanto che non mi truccavo in maniera un po' importante come in questo momento, e mi è mancato, sì, non pensavo, mi è mancato per parecchio, mi è mancato parecchio. Come sempre, arrivati a questo punto del video, vi ricordo di mettere un like se il video vi è piaciuto, lasciarmi un commentino qua sotto con qualunque cosa vogliate dirmi, che cosa ne pensate di Kaleidos, se avete provato il brand, se mi consigliate qualche altro brand da provare oppure qualche challenge, scrivete qua sotto quello che volete, basta che siate educati. Vi invito anche ad iscrivervi al canale perché, come sapete, è gratuito e per me è un grande supporto. Adesso non so quando e che cosa farò, ma sicuramente ci rivedremo in un prossimo video. Ciao!